Ciao ragazzi, ed eccoci qui con un altro video della top 5 dei più grandi cattivi della storia del cinema, dei cartoni animati, eccetera. Se non avete visto gli altri due episodi in collaborazione con il Marchese, abbiamo qui sotto il link con l'indirizzo dei altri due video, la top 10 dei peggiori o migliori, mettetela come volete, personaggi dei film horror, cattivi della storia dei film horror e anche la top 5 dei peggiori cattivi della storia dei cartoon cinecomics. Quindi imperdibili, andate qua sotto, ovviamente troverete tutti i link degli altri appunto due video. Oggi ci occupiamo di un'altra categoria, abbiamo deciso di fare una top 5 dei cattivi di tutti gli altri generi dei film, quindi abbiamo fatto un mischione incredibile. Partiamo subito. Inauguriamo questa classifica con un uomo che gode della sua forza fisica per quanto riguarda la sfida contro il buono del contesto, anche se in realtà c'è l'aiutino. Parliamo di Ivan Drago, che è lo sfidante per eccellenza di Rocky Balboa. Per eccellenza perché lo mettiamo anche prima di Apollo Creed, perché poi con Apollo Creed si instaura chiaramente prima una sfida, ma poi anche un'amicizia che diventa qualcosa di più, contando che poi fa una sorta di patrigno, insomma, lo stesso Rocky al figlio Creed, che troviamo nella saga di Creed. Ivan Drago ha l'aiutino appunto perché è sostanzialmente dopato. È un film particolare, il terzo appunto di Rocky, perché si pone attenzione in modo pesante sulla divisione Russia-USA, post-guerra fredda, insomma, quegli discorsi politici lì. Ivan Drago alla fine viene sconfitto da Rocky, che in qualche modo trova vendetta della morte di Apollo Creed per mano di Ivan Drago stesso. Quindi sicuramente il cattivo più forte, sicuramente l'aiutino del doping lo porta a diventare il più forte, fisicamente è prestantissimo, è altissimo, è enorme, e quindi anche questo Rocky piccolissimo contro Ivan Drago diventa una sorta di eroe. Ivan Drago poi lo troveremo appunto con il figlio che andrà a sfidare Creed, che viene allenato dallo stesso Rocky. Quindi poi si riporta nel secondo film di Creed la sfida a distanza tra Ivan Drago e Rocky Balboa. Al quarto posto colui che non può essere nominato, Voldemort. Vabbè, l'ho nominato, l'arcinemico di Harry Potter, che ovviamente meritava un inserimento in questa top 5, assolutamente una brutta gatta da pelare per Harry Potter, diciamolo. Al terzo posto un altro personaggio cattivissimo, un re dei cattivoni, che è appunto Sauron. Sauron che fa parte della saga famosissima, prima per il libro chiaramente, poi per il film, del Signore degli Anelli, The Lord of the Ring. E questo anello lo porta a essere un'ossessione per Sauron. Prima lo crea per avere veramente un potere quasi infinito, poi lo perde e come sappiamo la storia porta lo stesso Frodo con il suo amico Samwise a in qualche modo a raggiungere il monte che porterà, che sul quale versa, lancia questo anello e verrà sconfitto definitivamente Sauron, che insomma, rimane per tutti e tre i film come l'occhio enorme su questa torre importantissima. E Sauron è un cattivone perché praticamente da ferro e fuoco mette in crisi tutta la regione, tutto quel mondo conosciuto, e il suo occhio stesso vede in qualunque direzione, mentre in cui viene stimolato dall'anello che viene indossato da qualcuno. Nel momento in cui chiaramente Frodo, chi per esso, indossa questo anello, Sauron si accorge da lontano e il suo occhio si punta alla direzione verso la quale c'è questo anello, appunto Frodo, che in qualche occasione userà questo anello. Voglio fare una menzione speciale per quanto riguarda la saga della Lord of the Ring. Ci sono tanti cattivi, c'è Saruman e altri, ma su Gollum credo che sia il personaggio più interessante e intrigante della saga, non per quanto riguarda lato cattivi, perché su Gollum viene fatto insomma, uno studio introspettivo importante da parte di chi ha costruito il personaggio prima sul libro Tolkien, quindi poi anche sul film. Differentemente da altri, effettivamente Sauron è un cattivone e basta, sul quale non c'è questa grande introspezione, se non che viene un po' portata, insomma, la storia viene qualcosa raccontata, ma su Gollum si fa veramente un lavoro di ricamo importantissimo. Quindi una menzione speciale andava fatta anche per quanto riguarda quel bellissimo essere di nome Gollum, o Sméagol. Al secondo posto i Terminator, cioè chiaramente non è Terminator il film, il Terminator fatto da Schwarzenegger è anche buono, ma gli altri Terminator, tutti gli altri cattivi, è talmente iconico come personaggi, talmente iconici come personaggi, talmente iconico come film che non si poteva non inserire in quest'ambito in una top 5 del genere. Occupiamo il primo posto, siamo alla fine di questo cammino. Il primo posto lo occupiamo con un personaggio, un cattivone. Un cattivo che, se dovessimo condensare in un'unica classifica tutti i cattivi menzionati nei nostri video miei di Forest TV, io personalmente lo metterei sul podio senza nessun dubbio. Parliamo di Darth Fener,
Qualcuno dice Darvader, Fener, chiaramente la pronuncia e come si scrive lo decidete voi perché sono molte le alternative, le varianti di scrittura di questo personaggio, ma abbiamo capito di chi si tratta. Metto lui perché è, intanto secondo me, intanto c'è un lavoro introspettivo anche su di lui molto importante, che inizia in realtà con la trilogia iniziale e poi con la trilogia prequel viene spiegata fino alla fine con quello che è il passaggio da Anakin e i motivi per i quali passa da Anakin a Darth Vader. È il cattivo per eccellenza perché è più cattivo, o meglio, è più importante, più iconico di quanto sia l'imperatore. L'imperatore è cattivissimo, è un cattivo molto stereotipizzato, quindi è così, è cattivo e basta. Sicuramente è di grado superiore in quanto imperatore. Ma alla fine delle cose è su Darth Vader che noi ci concentriamo, poniamo attenzione per quanto riguarda i cattivi. Per quanto riguarda i buoni, Luke Skywalker, che è appunto il figlio, e appunto per questo il legame padre-figlio è molto importante, più centrale. All'interno del film, di tutti i film, perché poi alla fine ritroviamo Luke Skywalker, ritroviamo molti personaggi, ritroviamo anche l'imperatore sull'ultima trilogia con questa resurrezione particolare. Quindi di per sé chiaramente sono personaggi che poi si collegano nel tempo. Darth Vader voglio veramente dire, Darth Vader che è tra i miei preferiti perché io l'ho sempre reputato il cattivone per eccellenza, in un po' di ideale ce lo metterei di sicuro, tra l'altro è una saga che a me piace moltissimo, quella di Star Wars, e quindi non potevo non metterlo, non proporlo perlomeno all'amico Roberto con il quale abbiamo condiviso questa classifica cercando di compromessi sui nomi da inserire. Quindi ci metto sicuramente lui, poi come sapete alla fine trilogia iniziale prende l'imperatore, lo lancia giù uccidendolo, quindi per sé è questa anche l'importanza, diventa in qualche modo buono ritrovando il figlio Luke Skywalker, quindi la scena finale è molto molto emozionante, molto commovente. Tutto il passaggio, tutta la storia di Darth Vader è sicuramente completissima sotto tutti i punti di vista e merita questa posizione. Bene, termina qui anche questo video. Vi ricordo ancora link delle altre due rubriche fatte in collaborazione con il Marchese, quindi la top 10 dei peggiori villain, cattivoni del cinema horror e anche la top 5 dei peggiori villain o cattivoni dei cartoon e dei cinecomics. Quindi qua sotto troverete tutti i link. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video.